Ah, io mo te faccio beve. Non ci stanno le fontanelle, che te devo dire? Chiesa Santa Maria del Carmine, Brescia. Che ci stai a fa' a Brescia? Che ci sto a fa' a Brescia? Bella domanda. Ah no, sì, kebab. Nei video dei kebab fatti a Roma, dove poi tra l'altro dico che i kebab, c'è sta qualcuno a Roma che ci si impegna e dove si possono mangiare, ma non è una cosa buona da mangiare a Roma, non ci stanno i kebabari buoni. Il kebab comunque appartiene ad altre culture e non è a Roma dove li fanno bene. Li fanno bene in Germania, perché ci sta una grandissima comunità dei turchi che si mette a fare i kebab buoni. Però da quanto ho potuto constatare nella mia vita in generale è più ti sposti al nord e più si trovano i kebab buoni. Ma che ci sta qua sotto? Ma che? Le poesie appese sul soffitto, così. E un sacco di voi sotto i video dei kebab mi scrivono: vi atta mangiare i kebab a Brescia! I kebab a Brescia, regà. Ma perché a Brescia ci stanno i kebab buoni? A me mi è sempre sembrata insolita sta cosa. Invece avete talmente tanto insistito che, eccomi, Brescia, kebab. Ce ne stanno un paio segnalati da voi e ce ne sta pure un altro che ho trovato io. Comunque tutti e tre hanno su Google votazioni altissime. Allora ho detto, lo sai che c'è? Kebab, criminali, Brescia. E qua c'è sta la fontana, io, ma come te faccio beve qua? È impossibile. Non... sì, lo so. Te capisco, amore, ma... Che faccio? Te carico. Infatti mi sembra strano, però 37-35 è questo. Cominciamo bene. Questa è la kebab blu. Rua Sovera 35. Da aperto, ma... con la fortuna che ci prende, ferie dal 4 maggio al 15 luglio, se ne è ritornato in Turchia. 4 maggio, giugno, luglio, si sta a fare 2 mesi e mezzo in Turchia, alla faccia di Franchino, che ci è arrivato fino a Brescia per recensire il kebab. Mannaggia la mannaggia, però aggiornateli le cose su Google. Chiuso temporaneamente. Ma quanto bevi bene! L'acqua panna, zia. Scusa, quanto ti ha fatto pagare con la zero? E una bottiglia d'acqua panna da litro e mezzo fredda al mini market? 2 euro. 2 euro non è possibile. No, perché se anche la Coca-Cola Zero ti ha fatta pagare 1,50 euro, 50 centesimi di acqua panna? Ah, mentre da litro e mezzo? Sconto. Sconto turbo fregno. sì. Oh, buttavo via ogni tanto lo sconticino, qua stavo sempre a spendere soldi. E quindi? Mercifichiamo il corpo per me. E quindi sì, 2 euro, sì. Comunque, regà, qua a Brescia, cioè i cassonetti sono lucidi. Sono perfetti. Guarda. Tanto stanno in piedi, eh. E stanno in piedi. Stanno per terra. Sempre Franchino per il turismo. Questa dovrebbe essere la torre dell'orologio, mi sbaglio? Bella, molto bella. Ma è bello proprio il quartierino qua. Cioè, guarda lì, inquadra, casine, palazzine colorate, tutto querino, gli ombrelloni, i tavolini di fuori, le piazzette, la gente che mangia. Quartiere multietnico. Infatti stanno parecchi kebabari. Ecco perché forse vi atta a mangiare kebab a Brescia. Quello che dite forse ha un senso. Vediamo, intanto il primo era chiuso. Corso Giuseppe Garibaldi al 24, ci sta Gusto Turco. Kebab. Questo l'ho preso al volo da Google per colmare il buco di quello segnalato da voi, che è chiuso per ferie. Sta al mare adesso. C'ha poche recensioni su Google, però c'ha i voti alti. Vediamo che dice, per poi spostarci agli altri due che erano di itinerario. A vederlo, superiore di tanto alla media che si trova a Roma. Costo 6 euro,
turchi, quindi tacchino e pollo, non manzo. Cosa che non ho mai visto fare a Roma, mettono la piadina a grigliare dentro la piastra, quella a griglia, che per forza, regà, perché ancora a Roma continuiamo a dar kebab con qua piadina anemica, cruda e non rosolata? Ma che problemi ci avete? Allora, io lo voglio sempre prendere semplice per capire il sapore della carne, quindi semplice per me è insalata verza e salsa bianca. Ce l'hai l'insalata? No, non ce l'ho l'insalata, c'ho i pomodorini misti al cetriolo classico turco che famo noi, quindi pomodori, cetriolini, verza e salsa bianca. È caldo? Ma io se lo spacco. Perché babbo. No, non si spacca. Eccolo. Bello, gonfio. Importante. L'odore è buonissimo, gonfio e gonfissimo. La carne la potete vedere rosolata bene. La piadina è rosolata bene, ma la carne, guardate. Yuma, dai, dopo te ne do un pezzetto. Vedete il cetriolo col pomodorino? Mica male. È ottimo, è un buon kebab. Il cetriolo e il pomodoro fresco, verza fresca, carne cotta benissimo. La piadina non è un granché, però almeno è rosolata, ma la piadina non è un granché. C'è un buon kebab che si mette in tasca la maggior parte dei kebabari di Roma. Voto 8, ma 8 meno perché la piadina, perché non mettere una piadina di qualità migliore? Con questo interno bello, gonfio, fresco, carne cotta bene, metti una piadina buona, quindi 8 meno. Risulta 8 meno, andiamo avanti. Fa callo, aio me. Te fai tutte fontanelle, eh? A proposito di Yuma, che sta con me, c'è qualche utente che nei commenti degli ultimi video si è permesso di scrivere tipo perché te porti il cane. Ma io dico, prima cosa, perché mi fate affari vostri? Cioè, come potete mettere bocca su questioni familiari altrui? Secondo me c'avete le pigne nel cervello. Seconda cosa, non è meglio che il cane comunque sta con me, esce, passeggia, fa qualcosa, piuttosto che sta a casa, buttata, da sola, ad annoiarsi? Ma che vi dice la testa, no, veramente? Io vi vorrei avere davanti a me, così, ma giusto per avere uno scambio civile di idee. Poi, tra l'altro, comunque, il mio cane soffre di patologie gravi, e quindi se posso e quando posso lo porto con me. Poi tra l'altro, poi soprattutto quando viaggio, piuttosto che lasciarla a Roma magari con una dog sitter, lo porto con me e non lo lascio nella casa che ho preso, che non conosce, o in stanza d'albergo. Quindi, cioè, come vi permettete. No, non guardate i miei video, andate altrove. Io non sono interessato ad un pubblico mediocre come quelli che dicono queste cose. Seconda cosa, ma in testa, esattamente, cosa avete? Acqua. Turkish Pasha Kebab. Pasha, questo è il Pasha. L'indirizzo, via Tosoni 1. Pure questo dite che è buono. Io, avendo cominciato bene con quell'ottimo kebab, non dubito. Andiamo a prenderlo e vediamo. Quello era in pieno centro. Qua siamo già in un quartiere di Brescia. E col terzo ci spostiamo addirittura fuori. Gentilissimi. Kebab 6 euro. Spiado verticale, ma quello che mi ha stupito, spiado verticale, griglia elettrica, come tutti, però quello che mi ha stupito è molto alto. E c'è scritto, loro se lo rivendicano, kebab artigianale, quindi spiedo fatto da loro con le carni, si presuppone. Preso sempre con la piadina, condimenti pochi ma freschi, buoni, semplici ma buoni. Piadina di laboratorissimo, però abbrustolita ad hoc, raga. E lì c'è differenza, piano dei moscerini.
che vabbè, non eccessivamente grande, però guardate la piadina come abbrustolita. Carne cotta decentemente bene, preso semplice, insalata, verza e salsa bianca. È buono. Non so perché, forse perché è fatto artigianale. La carne è molto più saporita dell'altro, ma mi sembra evidente che subisce una marinatura, una spezzatura, perché è molto buona, molto saporita. Kebab romani, vedete, pure se avete una piadina che non è un granché, basta poco per poi fare un prodotto che vedete dalla gente migliore. A vederlo mi dite: ammazza che voto alto, Franchi, è perché non lo potete assaggiare. Ma ho la prova che quindi sì, lo spiedo lo fanno loro, perché la carne è veramente saporita, cotta decentemente bene, non è cotta benissimo, ma è ben cotta, ma ha un sapore incredibile, c'ha una spezzatura anche leggermente piccante che ti rimane in bocca e che è buona, è proprio buona. Quindi il mio voto per questo è 8,5. Ed è un altro kebab aro che si porta a spasso il 90% dei kebab che troviamo su Roma. Una cosa molto figa che sto riscontrando, e che ovviamente mi sono mossa a quest'ora perché l'avevamo controllato su Google, è che sono sempre aperti, regà. Fanno orario continuato, cosa che nelle città del nord non è scontata. Vedi per esempio anche a Bergamo, a ora di pranzo, dopo pranzo alle 3 del pomeriggio, molte attività ristorative sono chiuse. E invece qua sono aperti dalle 11 la mattina fino a mezzanotte, l'una di sera, quindi qualsiasi ora, perché adesso sono alle 3 quasi. E sono aperti e ti fanno il kebab, una bomba. Voi pensate che i video si fanno così in 5 minuti? Stiamo a Nagusago, che vabbè, 13 minuti, è Brescia. Cioè, no, non è Brescia, è Gussago. Stiamo a Nagusago per il terzo e ultimo kebab, che pare sembra sia la mecca dei kebab del nord Italia proprio. Dicono ti cambi la vita mangiare il suo kebab, vediamo un po'. Oh raga, io non lo so dove siamo finiti. Secondo me è buono questo, secondo me. Se non è buono vado a recuperare chi ce l'ha consigliato e lo vado a cercare a casa. Gussago, eccolo lì. Via Gussago, 4 novembre 130. Gussago Turkish Kebab Pizzeria. Oh, qua hanno detto che è uno dei più buoni di Brescia e provincia. Sì, sì, esatto. Proprio sembra una cosa. Oh, ti aspetto qua. Vado. Vai tu, ti aspetto qua. Lasciami il morso, eh? Mi raccomando, lasciami il morso dopo che lo devo assaggiare. Se è buono, se non è buono, mangia tutti. Una sauna là dentro. Però secondo me, se te posso di tanta roba. Sì? Sì. Ma è impastato il paninello davanti, ho detto: senti, ma io ho letto che i panini li fate voi. Sì, sì, si è messo a impastarla, tipo a Napoli, tipo quando vai. Ah, quindi c'è la palletta pronta, la palletta di pasta, con fate, le sue ditine. Te fa il panino, sì. Il panino lì per lì. Te lo fa lì per lì, te lo mette a cuocere. Tant'è che io sono la schiumana, certo. Vabbè, là, boh. Eppure lo spiato fatto da loro. Spiato fatto da loro? Brace, no. No, 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 è classico. Spiato fatto da loro, ma e pane fatto da loro. Loro turchi, trittico dei turchi. Niente Egitto. Niente Egitto. Due bottigliette d'acqua, una coca e un kebab 8 euro. Quindi il kebab quanto costa? Perché non c'erano i prezzi dentro, ma 1000 lire. Come va detto Giulia, il pane è fatto da loro. Madonna. Cotto bene, bel panino. Oh, ho fatto entrare Giulia, non ha messo l'insalata. Ha messa la cipolla. La cipolla nel kebab è must. Eccolo. Pomodoro fresco, verza rossa, cipolla. E questo kebab, sempre quindi pollo tacchino, cotto pressoché come gli altri. Ovviamente qua c'è il plus del spiedo fatto da loro,
pane fatto da loro. Il pane è buono, è cotto bene. C'è proprio la devo di tutta. La carne del secondo aveva l'insaporimento migliore, era la migliore. È molto buono. Molto buono. Questo col pane fatto da loro, regà. Ecco qua la carne. Si merita un 8,5 pieno anche lui. A Gussà, quando stiamo, fanno i kebab meglio di Roma. Incredibile. Incredibile. Continuo a fare il pane lì, tu sul momento espresso, che vai alla grande. Si prende un bel 8,5 pieno. Adesso sotto questo video mi aspetto altre segnalazioni dei bresciani, perché a questo punto io ci ritorno a fare kebab a Brescia. Vabbè raga, dai, pure sto giro di kebab a Brescia, approfittando che stavo qua, se lo siamo fatto. Grazie per le segnalazioni, scrivetele bene sotto, grazie per vedere sempre i miei video. Ciao. Sì, non ho capito, cioè tu te mangi sia la roba dei video tua che la roba dei video mia, ma fai schifo. Oggi, se te posso dire, nel video mio avevamo registrato un pezzetto, quindi l'ho mangiato. E qua se credo, c'ho una fame e mi si porta via. Il pane è pazzesco. È buono il pane? Croccantissimo. Sì, la carne era meglio di quello di prima. Però il pane è talmente tanto buono che ti cambia proprio. Madonna, quanto è buono il pane.